Sicuramente una novità sul metodo, abbiamo cercato di lavorare sui punti programmatici per un accordo di governo regionale che abbiamo presentato a Mangialardi e che Mangialardi ha accettato di portare avanti insieme a noi. Quindi partiamo da diversi punti essenziali in un manifesto, diciamo, politico di 5 pagine, quindi siamo stati piuttosto corposi nell'elaborare i nostri punti programmatici. Da lì poi miglioreremo e amplieremo grazie alla disponibilità del candidato presidente della coalizione. Punti essenziali che si potrebbero riassumere nei principali? Sicuramente un'attenzione particolare all'ecosostenibilità e all'ambiente e poi alla medicina territoriale. Noi vogliamo arrivare a dare e erogare servizi direttamente a casa dei cittadini. Diverse sono anche le storie e le personalità dei candidati per il Consiglio? Sì, è stata questa la vera sfida, cioè cercare di allargare il più possibile, di essere il più inclusivi possibili per far inserire nelle liste dei candidati competenze ed esperienze diverse a partire dal settore sanitario, ambientale, piuttosto che quello della cultura e del turismo. La sfida è stata impegnativa, abbiamo lavorato anche durante Ferragosto fino a stanotte tardi per trovare dei punti di condivisione dai quali partire, però c'è tanto interesse, tanto entusiasmo e sono sicura che faremo bene. In conferenza stampa ha definito Marche Coraggiose la vera novità di questa campagna elettorale. Per il progetto che sono riusciti a mettere in campo, ma soprattutto almeno qui a Pesaro, dalla qualità dei candidati, quindi sono veramente soddisfatto e mi sento di ringraziare perché c'è visione, c'è coraggio, c'è grande spinta, quindi veramente un bel progetto. E ci sono anche grandi esperienze politiche, che non quelle con la P maiuscola, che non fanno male. Ci sono dei bei progetti e loro lo possono sostenere, possono dare veramente una grande mano. La scorsa settimana al Movimento 5 Stelle ci sono state delle novità importanti, novità che possono riguardare anche le elezioni regionali per le Marche. Beh, io penso che la piattaforma Rousseau sia stata utilizzata proprio per le Marche, perché altrimenti per le altre amministrative ci sarebbe stato un tempo diverso da quello di Ferragosto. Il risultato è molto chiaro, ora se i vertici marchigiani vogliono prendere atto bene, altrimenti l'avete visti, gran parte sono già con noi.